Io lo dicevo, questa mattina proviamo a fare compagnia alle persone da casa e proviamo a farlo portando con noi degli amici. Tu stamattina ci hai portato il sorriso di una ragazza che si chiama Maria Chiara Messina, con una storia che qualcuno definirebbe triste, invece che noi vogliamo cercare di raccontare proprio con il sorriso. È una ragazza che è morta l'8 agosto 2017, però la sua esperienza, eccola qui, continua a dare ancora frutto. Che non fosse altro che il sorriso che vedo sui tuoi occhi in questo momento. Chi era Maria Chiara? Maria Chiara era, io la definisco, una piccola santa, una ragazza, ecco, appunto di Patti, questo vicino Messina, una ragazza che ha deciso, ecco, di fare un cammino seguendo Gesù. E questa ragazza appunto nasce in questa città semplice, una famiglia molto semplice, e fin da piccola molto decisa. Raccontava il papà in una storia molto bella che già all'età di 6 anni lei, quando si vedeva un povero, subito pensava ai poveri, no? E quindi una ragazza che ha fatto un percorso molto bello. Lei, io l'ho conosciuta, Maria Chiara, nel 2010, ero appena ordinato sacerdote, una missione di spiaggia ad Ischia, e lei, nonostante la malattia che aveva, il tumore e tante problematiche, è venuta in missione in spiaggia, con tanta fatica, sotto il sole a 30-40 gradi, e durante una missione di spiaggia lei accompagnava i giovani davanti a Gesù e ha pescato una parola del Vangelo in cui c'era scritto: io sono la luce del mondo. E a questa parola lei ha cominciato a piangere, perché Gesù gli chiedeva di seguirlo più da vicino. E allora, ecco, io gli ho proposto di fare un anno nella scuola di evangelizzazione per seguire, ecco, Gesù più da vicino, per fare un'esperienza molto, molto, molto bella. Don Gianni, ricordiamolo, si è da poco chiuso il sinodo, Papa Francesco lo ha chiuso proprio domenica, e noi stiamo raccontando proprio storie di giovani che, nonostante la breve vita, perché 30 anni sono pochissimi, hanno saputo abbracciare la croce di Cristo anche in una malattia. Maria Chiara ha lottato per tanti anni con una malattia, passando tantissimi anni in ospedale, e nonostante questo pensando sempre agli ultimi. Sì, una cosa bellissima di lei, quando si andava a fare missione di evangelizzazione in varie parti d'Italia e all'estero, lei era sempre attenta ai più piccoli. Una cosa che mi colpiva molto, in un gruppo, se c'erano le persone più in difficoltà, lei andava proprio da quelli, li chiamava lei i nascosti, cioè quelli che nessuno vede, no? Quelli che sono più in difficoltà. Questa è una sua caratteristica molto molto bella. Quando arrivava in un gruppo magari non si notava, però tutti si ricordavano di lei. Noi vogliamo conoscere Maria Chiara non solo attraverso di te, ma anche attraverso il suo papà, attraverso le persone che l'hanno conosciuta, ma prima di tutto attraverso le sue parole. Sì. Abbiamo messo in voce, grazie a Laura Petitta, proprio quello che possiamo definire un po' il suo testamento spirituale. Ascoltate queste parole. Durante una messa celebrata in quei giorni, ho pensato che la Madonna, durante l'apparizione, ha detto subito sì all'angelo. E non ha detto: prima devo sposarmi perché ho i miei progetti. Eppure rischiava la lapidazione. Quindi perché io dovevo rimandare il mio sì a Dio? Per le cose del mondo e i miei interessi? Per le idee di altri? Dopo la messa ho preso un bigliettino e c'era scritto sopra: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Avevo capito. Era il momento giusto per dire il mio sì. E così ho fatto. Ho scelto di dire il mio sì e frequentare la scuola quell'anno. È stata l'esperienza più bella ed importante della mia vita. Mi ha segnata molto. Io non mi rendevo conto di camminare nelle tenebre, ma lui ha aperto i miei occhi ed ha operato meraviglie. È come se Gesù avesse lavorato il terreno della mia anima, preparandolo ad accogliere quei semi di vita che riportano alla luce. Prima ha tolto le zolle del terreno inaridite che mi portavo dentro come dei pesi e che mi appesantivano. Poi ha piantato i semi che sono sbocciati, portando frutti per me e per altri. Alcuni frutti sono nati subito, altri più lentamente. Altri stanno ancora crescendo giorno dopo giorno e a tempo debito saranno maturi.
io do il buongiorno e il benvenuto a Cesare Messina, il papà di Maria Chiara. Le parole che abbiamo sentito sono le parole del momento in cui Maria Chiara decide di fare quest'anno di evangelizzazione da Don Gianni. Cesare, anzitutto ti ringrazio di essere qui. Grazie a voi. So che non è semplicissimo stamattina essere qui con noi. E ti chiedo anche, che effetto ti ha fatto risentire le parole di Maria Chiara? Sicuramente sono parole che sento ogni giorno di continuo, non mi hanno mai lasciato, per cui sono delle parole che, scusate la commozione, che vivo quotidianamente, ma poi vado a ritroso e rivedo la sua vita, rivedo anche il momento in cui mi dice voglio andare a fare la scuola di evangelizzazione di Don Gianni. Quel momento sì. Voi eravate addirittura, se non ricordo male, a Genova, eravate appena usciti da un controllo? Sì, eravamo a Torino. In verità lei aveva maturato questa decisione prima, quando era stata ad Ischia, e però io cercavo di dissuaderla in verità. Infatti lei in questa testimonianza lo dice pure, dove dice persone a me vicine, non ha segnato solo il nome, doveva dire solo semplicemente mio papà non voleva. Ecco, perché pensavo alla sua salute e dicevo sempre guarda, ormai sei quasi alla laurea, aspetta, fai, cercavo di posticiparlo. Finché lei disse guarda, dobbiamo andare a Torino perché lei è stata in cura a Torino, devi fare la visita di controllo e poi decidiamo. Va bene, andiamo a Torino, ci dicono che i controlli vanno bene, ritorniamo a casa e lei mi fa no papà, tu vai a casa, io vado a Firenze. E che io ho detto, guarda, non sei neanche preparata a stare tanti mesi là a Firenze. E lei mi fa, non ti preoccupare papà, mamma domani mi spedisce il tutto. Dunque con la complicità di mamma non mi è restato altro che andare a Firenze e accompagnarla, ecco. Era determinata in questa sua scelta. E a quel punto Don Gianni arriva da te. Arriva da te dove, lei racconta, vive una delle esperienze più belle della sua vita. Che anno è stato? Per lei e per voi? E quando tu dici no, che hai un santo accanto a te e non te ne rendi conto, no? Perché poi alla fine i santi sono persone normali, non sono persone che fanno chissà che cosa, come ci immaginiamo spesso, no? Come sentiamo tante volte, ma persone che vivono la normalità, cioè quella che è l'umanità più bella. Quindi una delle cose più belle di Maria Chiara era la sua semplicità, la sua sensibilità e la sua gioia. La cosa che mi ha colpito molto era la sua gioia. Cioè, pensare adesso, ascoltando anche dai medici, che tipo di malattia aveva, io mi dico, non mi rendevo conto di quello che stava vivendo, perché per la malattia che lei aveva non poteva neanche muoversi, e invece veniva in missione, faceva pellegrinaggio a piedi. Io mi ricordo per la canonizzazione, la beatificazione di Giovanni Paolo II, abbiamo fatto tutta la notte a piedi, tutta via della conciliazione era pieno così di giovani, e lei in piedi tutta la notte. Solamente la mattina quando siamo arrivati in piazza San Pietro, che erano le 5:30, 6, non ce la faceva più, ma tutti noi non ce la facevamo più, ecco, si è distesa e sono venuti a soccorrerla. Per lui questa determinazione, questa volontà forte, questa è una caratteristica, ecco, di Maria Chiara. Questa volontà forte, questo sorreggervi, nonostante la vostra famiglia è stata messa ovviamente a dura prova dalla malattia di Maria Chiara, era anche una malattia che portava sofferenze grandi, non fosse altro per un genitore sapere la figlia ammalata, ma anche quelle fisiche. Eppure, come l'ha vissuta Maria Chiara questo periodo di malattia? Ma Maria Chiara l'ha vissuta sempre con serenità e sempre con gioia, non lasciava mai trasferire, lei poi pensava sempre agli altri. Ricordo tanti episodi, un episodio della sua malattia che ricordo e che mi commuove moltissimo perché oggi lo vivo in modo diverso da quando si è verificato. Eravamo a Torino, lei aveva 20 anni, faceva la chemio, aveva iniziato la chemioterapia, dunque una ragazza che improvvisamente nel giro di 15 giorni, perché allora gli effetti collaterali erano molto più devastanti rispetto ad oggi. E si ritrova senza capelli, senza sopracciglia, gonfia, e la vedo la mattina entrando in ospedale dove mia moglie faceva la notte, penso, seduta sul letto, al centro del letto con le gambe penzoloni, con le lacrime che le rigavano il volto. Le faccio, Maria Chiara, ti chiamo il dottore, ti dà qualcosa per aiutarti? E lei mi fa, ma io non sto male. E mi viene spontaneo dire, non stai male, allora perché piangi?
E lei mi guarda, io allora da distratto neanche mi resi conto della sua risposta, però ora rivedendola, ripensandola, lei mi disse, dice, ma vabbè, non te ne accorgi quanta sofferenza c'è intorno a noi? Era un rimprovero, come per dire, tu ti occupi di me, sono tua figlia, ma guarda il mondo intero. Ecco, questo è uno dei tanti episodi di Maria Chiara che pensava agli altri, ecco. Lei pensava era addirittura vissuta anche ai suoi dottori, lasciava delle lettere per ringraziare, sì, singolarmente quei dottori. Singolarmente, questa è una scoperta che abbiamo fatto un 6 mesi fa, forse neanche, perché ricordandoci che ogni tanto si ripuliva la scrivania e la libreria, avevamo portato, diciamo, in cantina dei suoi libri, un po' di tutto. Rovistando in questi abbiamo trovato proprio una busta in cui c'è scritto lettere ai dottorini ed altro. Incuriositi l'abbiamo, e a parte una lettera che aveva scritto ai medici in generale, ma abbiamo trovato, mi pare che sono 8 o 9 di queste lettere ai singoli dottori o operatori sanitari. In ognuna di queste lettere c'è un incoraggiamento a proseguire quest'opera, non come lavoro, ma come missione verso i sofferenti, ecco. E di qualcuno abbiamo trovato anche la risposta, di un medico ad esempio che dice, grazie Maria Chiara, ho riscoperto cosa devo fare. Era molto attenta a queste situazioni. Don Gianni, era molto attenta, addirittura lo dici anche tu, da venire nei pellegrinaggi insieme a te, nelle opere di evangelizzazione insieme a te, e addirittura quando siete arrivati in Polonia c'è un episodio legato alla Madonna, la Madonna a cui lei era tanto legata e a cui tua moglie l'ha affidata quando era piccola, ovvero la Madonna del Tindari. Ci racconti quell'episodio? Sì, lei era molto legata a questa immagine della Madonna del Tindari. Siamo partiti in missione in Polonia con un viaggio molto lungo, con il pulmino, quindi 2 giorni di viaggio. Arrivati in Polonia, siamo entrati in questa parrocchia e abbiamo visto la Madonna del Tindari. In Polonia la Madonna del Tindari per lei è stato un segno incredibile, quindi è rimasta molto molto colpita. Poi in quell'occasione lì lei ha fatto la sua testimonianza di vita, perché quando andiamo in missione facciamo delle testimonianze, no? Giovani che parlano ai giovani. E in questa testimonianza alla fine si è avvicinato un ragazzo e l'ha ringraziata. L'ha ringraziata perché lui viveva un momento difficile e sentendo la sua esperienza, la sua malattia, quello che lei stava attraversando, ha deciso, ecco, di riprendere a vivere, ha deciso di riprendere a studiare, ha deciso, ecco, di rimettersi sulla strada giusta. E lei è rimasta molto colpita, ecco, di questa esperienza. I frutti che Maria Chiara continua a lasciarci sono tantissimi. E noi abbiamo voluto, insieme al suo padre spirituale, padre Emanuele Di Santo, provare a fare un attimo il punto su quell'eredità così grande d'amore che Maria Chiara ci ha lasciato. Guardate cosa ci ha detto. Per Maria Chiara la fede è stata determinante per trovare il senso alla sua malattia. La fede Maria Chiara l'ha vissuta fin da ragazza, quindi non possiamo dire che ci sia un momento, per così dire, di conversione, però è evidente che nel suo cammino a un certo punto è stato necessario interiorizzare questo percorso di fede e quindi trarre dalla fede l'alimento per vivere la sua sofferenza. Alla sofferenza Maria Chiara ha dato tanti volti. Il primo è stato quello, per così dire, di una sorta di rifiuto, di non comprensione in un certo momento. La sua difficoltà è stata di capire a cosa servisse la sua vita, quindi ha chiesto a Dio di capire, di comprendere anche il senso di quale fosse dunque la sua vocazione. Ci è arrivata pian piano e in questo le è servito moltissimo riprendere tutto il suo cammino spirituale, anche grazie alla devozione alla Madonna. Il legame con la Madonna è stato per lei tutto, in particolare appunto con la nostra Madonna del Tindari, con il santuario a cui lei frequentemente faceva ricorso per pregare, per affidarsi, perché il legame con la Madonna le ha insegnato a dire di sì, a capire cioè che in quello che Dio le chiedeva ci doveva essere il senso della sua esistenza. Nei suoi diari spirituali, che io stesso le ho chiesto di mettere per iscritto, Maria Chiara più volte poi comincerà da quel periodo a capire, a dire che Gesù la stava aiutando a trasformarsi, cioè a capire qual era appunto il senso della sua vita. E il senso della sua vocazione è stato anche questo un passaggio, una svolta.
è passata dall'amore umano che voleva costruire, ecco, nel desiderio normale di una ragazza di sposarsi, di avere una famiglia, a comprendere sempre di più come l'amore di Cristo diventasse tutto per lei, fino a sentire che Gesù poteva essere il suo sposo. Non ha mai pensato in maniera esplicita a una consacrazione nella vita religiosa, ma a vivere a questo punto anche la sua sofferenza come una forma di consacrazione, di unione all'amore di Gesù. Nell'ultima settimana di vita era ormai ricoverata, prima di entrare nella terapia intensiva al Policlinico di Messina, al Papardo. Maria Chiara era un po' agitata, allora sentendoci al telefono un po' le ho chiesto di ricordarsi qual era il senso un po' che lei aveva dato alla sua vita, alla sua sofferenza. Nel momento in cui le ho detto questo, lei si è ricordata subito di questo valore che lei dava alla sua sofferenza, si è rasserenata immediatamente. Gli ultimi momenti della sua vita, insieme a quello che lei è riuscita a dire ai suoi genitori, erano appunto delle parole di serenità, pur in una situazione umanamente molto difficile e complessa. Io credo che si potrebbe sintetizzare quello che lei viveva in una parola che ha lasciato scritto, che era un po' come un programma di vita: vivere ogni giorno con la croce nel cuore, ma con la risurrezione sul volto. Cesare, Chiara dice vivere con la croce nel cuore e la risurrezione sul volto. Sono parole dure, ma allo stesso tempo che a voi che siete rimasti possono lasciare un po' di serenità. La risurrezione, credere nella vita eterna, sapere che Maria Chiara adesso è al sicuro. Lei ha lasciato, tra l'altro, una lettera a ciascuno di voi, una a te, una alla mamma, una a Marco, che è l'altro tuo figlio. Quanto vi rasserena saperla così serena anche nel momento della morte, ma soprattutto così serena ad oggi? Ma la serenità Maria Chiara ce l'ha data da sempre, in verità. Anche durante la sua malattia era lei che incoraggiava, che ci rassicurava. E ce l'ha lasciata questa serenità, anche se a volte ho dei momenti anche, come dire, di rabbia, no? E che posso sintetizzare in una delle ultime cose che Maria Chiara mi ha detto. Quando mi apprestavo a farle la notte prima che entrasse in rianimazione, mi disse: papà, avvicinati. Mi sono avvicinato, ero seduto lì, erano verso le 10 di sera, pensavo si fosse appisolata, invece no, ti devo dire una cosa. E mi ha detto: papà, ti devo dire che quando io sarò lassù, devi pensare a mamma e a Marco, dovete stare sereni, perché io ora sono serena. Ecco, io situazioni difficili ne avevamo vissute tantissime, perché dopo 6 interventi chirurgici molto pesanti, eccetera, momenti in cui anche i medici ci hanno detto: guardi, forse non c'è niente da fare, in due occasioni ben specifiche, sentirmi dire, e lei sempre mi diceva: papà, io sono serena. Invece sentirmi dire: ora sono serena, io quell'ora l'ho vissuto con angoscia, perché ho capito in quel minuto che mia figlia mi stava salutando. E allora io ho avuto una reazione e le ho detto: sì, però il tuo Gesù si distrae. In verità avrei voluto dire qualcosa forse di più pesante, però l'avrei ferita e non era neanche giusto, non era neanche nel mio modo di pensare. E lei mi ha detto: no papà, tu devi accettare la volontà del Signore. E le ultime parole furono proprio queste: tu devi accettare. Me l'ha ripetuto, poi abbiamo continuato un po', lei dicendomi: e papà, io della vita ho avuto tutto, ho avuto te, scusate, dicevo, ho avuto te, ho avuto la mamma, ho avuto Marco, altri, quello che ho avuto io non l'hanno avuto. E chiude dicendo: siete stati una famiglia meravigliosa. Ecco, questa è l'eredità che mi ha lasciato. Don Gianni, diciamo che il momento è difficile per tutti in questo momento parlare, però stiamo cercando di raccontare giovani che ci lasciano un'eredità d'amore e di fede, che affrontano la malattia
con tutta la forza che un giovane può avere, credendo che quella croce ci porti alla risurrezione. Siamo in chiusura, ma se vogliamo lasciare un messaggio ai ragazzi, ai giovani di oggi, che Maria Chiara ci ha lasciato? Quale potrebbe essere? Amare la vita, penso. In una società in cui si sente, no, che i giovani non amano la vita, alcuni si tolgono la vita, e il Papa direbbe non è la divano felicità, ecco, Maria Chiara ci dà uno stimolo molto forte ad amare la vita, a camminare, a mettersi in cammino, a uscire e a donare la propria vita per gli altri. Io ti ringrazio, Don Gianni, ti ringrazio davvero tanto, Cesare, grazie. Ringrazio anche tua moglie che ci guarda da casa, e Marco, gli arriva il nostro abbraccio di tutto questo studio. Ci spostiamo.